Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 su Aracne TV. Il sipario di Aracne TV si apre sul protagonista di oggi. Diamo il benvenuto a Fabrizio Galante. Fabrizio Galante è psicologo, sessuologo e biodrammatista. È stato allievo ed amico del geniale innovatore Lorenzo Ostuni, che negli anni 70 ideò il biodramma, una specifica disciplina che insegnò nel prestigioso centro di studi umanistici di Esalen in California. Ha ideato e condotto insieme ad altri specialisti del settore una serie di incontri e seminari sull'educazione al piacere per coppie single, nella convinzione che la sessualità anche in età adulta può essere piena di tabù da abbattere. È stato socio fondatore e collaboratore con vari centri olistici con approccio naturopatico. Attualmente ha condensato le sue conoscenze e competenze in un'unica esperienza conviviale, la cena sensoriale, una vera e propria festa dove attraverso degli esercizi mirati si mette in gioco la propria affettività e sessualità. Ciò lo ha reso molto conosciuto in Messico, dove ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, Messico dove ha vissuto per molti anni lavorando come psicologo e suonando il sassofono, che è l'altra grande passione della sua vita. Ma chi è davvero Fabrizio Galante? Sarà lui stesso a raccontarlo agli spettatori di Spazio Scenico. Benvenuto, grazie, Fabrizio, grazie, ci diamo del tu e sì. Grazie per essere intervenuto. Grazie. La prima cosa che volevo chiederti è che cosa cerchi di comunicare, di insegnare nei seminari che tieni per coppie e single, seminari sulla sessualità. I seminari nascono dall'idea che hai già preannunciato, per quanto riguarda appunto le false convinzioni, che certe volte le false credenze che hanno a che fare con la sessualità. E l'idea di fare un'educazione al piacere è riferita ad adulti, una specie di rieducazione sessuale riferita agli adulti, è stata, diciamo, una necessità che abbiamo percepito. Le disfunzioni che venivano poi portate nel... Quanto è forte, quanto è grande all'interno della società, spesso ne sentiamo parlare, la difficoltà che hanno le persone, anche in età adulta, nell'approcciarsi al sesso, e quante invece, quanto sono dovute alla sfera psicologica e quanto invece a vere e proprie patologie, secondo la tua esperienza. Partiamo, insomma, dal presupposto che c'è una somatizzazione. Io parto da un approccio appunto naturopatico e do molta importanza anche all'aspetto animico della personalità. Cerco di ridurre al minimo l'intervento appunto con altri presidi, che siano medicinali o altre cose, pasticchette, e cerco chiaramente di individuare i punti deboli, diciamo, della storia di vita della persona, della coppia. Secondo la tua esperienza, quando vedi una persona, quando ti trovi di fronte un paziente, al di là che credo sia comunque un problema molto spesso anche imbarazzante per il paziente stesso, sì, anche avvicinarsi ad un medico, ad uno specialista come te, ma sì, quando ti trovi di fronte a tanti casi, c'è un tratto distintivo che a livello psicologico, una difficoltà che riscontri più comune, ecco, delle altre? Più... Sì, nel senso che nelle donne, diciamo, una disfunzione che arriva spesso, che viene riportata spesso, è l'anorgasmia e diciamo, con una percentuale minore, il vaginismo. Mentre per gli uomini diciamo, la disfunzione erettile e l'eiaculazione precoce rimangono, diciamo, i disturbi, le disfunzioni più trattate in un ambito sessuologico. Però ecco, la terapia di coppia rimane sicuramente
l'intervento più difficile, proprio perché la prognosi è sempre riservata, perché basta che non ci sia la collaborazione da parte di uno dei due e fallisce. E chiaramente c'è una prognosi molto riservata poi. Però quando c'è la collaborazione nella coppia, allora c'è, a quel punto invece c'è un'altissima probabilità che il problema si risolva. Siccome la sua è una figura di psicologo, credo che possa interessare in un modo o in un altro, anche soltanto a livello di conoscenza, un po' tutti, sì. Per capire, per comprendere, quando una persona si avvicina al suo studio e ti comunica, sì, di avere un determinato problema, che possa, certo, essere una disfunzione o altro, tu come agisci? Quali tasti vai a toccare? Cosa cerchi di smuovere? Cerchi di comprendere che cosa? Perché molto spesso il blocco psicologico poi si ripercuote sul fisico. Certo, la storia di vita, perché la disfunzione sessuale non è altro che un sintomo. Quindi come può essere un disturbo alimentare un sintomo? La disfunzione sessuale è un sintomo. Quindi la storia di vita, le credenze, anche diciamo l'imprinting, ovvero come la persona ha conosciuto la sessualità, perché alcune persone possono aver conosciuto la sessualità in maniera traumatica, altre in una maniera dolcissima, altre averla conosciuta in maniera parziale. Per esempio c'è un altissimo tasso di... Io sono testimone di molte coppie, cioè di alcune situazioni in cui, per esempio, la donna non ha mai avuto un vero orgasmo. Non ha mai provato un vero orgasmo. E questo, molto spesso le persone vengono a chiedermi, in questo caso le donne, vengono a chiedermi anche se per caso abbiano avuto un orgasmo, descrivendomi almeno in parte quello che è successo. Poi un'altra fase, insomma, che è un po' che non è imbarazzante per me, però che può essere imbarazzante in una terapia sia singola che per la coppia, è che io devo sapere quasi tutti i dettagli, insomma, sia dei preliminari che, certo, diciamo, che durante, quindi, perché se no non posso avere un quadro. E secondo la tua esperienza, quando una persona che ha già un blocco si trova a parlare, mostra anche nella comunicazione verbale? Certo, cioè, la comunicazione intercoppia, cioè all'interno della coppia, è chiaramente la chiave di lettura principale per un sessuologo, perché comunque chi vuole intervenire, insomma. Lorenzo Ostuni, che era considerato un vero e proprio genio, un precursore, sì, di un approccio diverso. Avrebbe fatto 80 anni ieri, quindi lo saluto, anche se so che ci sei. Che è stato tuo maestro ed amico. Sì. Che aveva appunto questo approccio diverso verso la sessualità, toccando una sfera molto sensibile ai blocchi, alle ansie. Tu stai portando avanti, diciamo, la sua lezione, e lo stai facendo attraverso questa pratica che è divenuta molto conosciuta in Messico, dove hai vissuto, sì, per tanti anni, e che si sta affermando anche in Italia, che è la cena sensoriale. Che cosa accade, aspetta, nella cena sensoriale? Allora, una precisazione: io nella cena sensoriale adopero una parte degli insegnamenti appresi da Lorenzo, non è, si infonda tutto su quello che ho appreso, però sicuramente ha contribuito a creare un format. So che è una parola un po' che a me non piace, però in realtà a creare questa festa, che è anche un'autoterapia di gruppo, per cui sicuramente vado abbastanza orgoglioso, e che spero si affermi, insomma, perché secondo me è un modo nuovo anche per l'intrattenimento in generale. Ecco, il mio sogno e che diventi una specie di trend, di una moda, una di nuova, una nuova moda di mangiare, di mangiare, di mangiare e di intrattenere. Puoi raccontarci persone un attimo che cosa accade? Accade la... Cioè, se arriva una coppia, tu la dividi, la separi? No, ecco, la coppia deve essere preparata a interagire con chiunque, nel senso che la coppia sa che in questa cena non si può mangiare con le proprie mani. Questa è la regola numero uno. Preferibilmente ci si veste di bianco, perché il bianco è un colore, credo anche nella cromoterapia, che sia importante. E, si imbocca a vicenda,
tutto avviene con, diciamo, in un convivio dove i piatti in realtà corrispondono a sette punti dei chakra. Poi qui si entra in un altro discorso, però insomma ogni piatto è connesso con un chakra. E verso che cosa porta? Perché mettere in pratica questa terapia? Sì, perché il gesto di imboccarsi a vicenda è insospettabilmente molto intimo. Quindi vedere il proprio partner, farsi imboccare da qualcun altro, che sia dello stesso sesso o dell'altro sesso, insomma, perché avviene lo scambio avviene con tutti, mette, diciamo, da una parte mette alla prova la tenuta della coppia, perché una coppia troppo gelosa, troppo simbiotica, potrebbe magari... La tua è un'osservazione partecipante, tu partecipi alla cena oppure guardi da fuori? Sono un conduttore molto discreto, nel senso che all'inizio devo dare delle disposizioni per forza di cose, c'è una specie di meditazione all'inizio dove proprio le persone hanno un'esperienza dei propri chakra, ma questo è una meditazione che dura 20 minuti, è un primo livello per chi non se ne sa nulla di chakra e di punti di energia. Chiaramente viene data un'infarinatura, però in realtà io poi lascio andare e la festa continua quasi da sola. E quindi comunque è un'esperienza che molti definiscono come splendida. Sì, nel senso che tutti hanno avuto parole veramente quasi troppo lusinghiere a tratti e sicuramente mi hanno dato il coraggio e la forza di andare avanti, proprio perché io stesso da conduttore ne ho un beneficio incredibile, nel senso che non ho mai avuto un beneficio incredibile come nel condurre una cena sensoriale a livello personale. Ma perché la comunicazione gestuale è più importante di quella verbale, secondo l'approccio che tu stai praticando nella tua attività di psicologo sessuolo? Diciamo che ho il 50%, perché il 50% la terapia è di qualsiasi terapia, dal mio punto di vista, deve essere espressiva, quindi verbale, mentre un altro 50%, quindi la parte, diciamo, più recondita della persona, viene chiaramente, esce fuori semplicemente dalla postura, da come cammina e da come interagisce a livello proprio fisico con l'ambiente. In questa cena viene soprattutto nella parte finale viene messa in pratica questa modalità di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni in maniera non verbale e con un accompagnamento musicale adatto. Chiaramente tu ami citare spesso una frase dello psichiatra e psicanalista Robert Jesse Stoller, noto per gli studi condotti sullo sviluppo dell'identità di genere e sulle dinamiche dell'eccitazione sessuale. Sì. E la frase è questa: un comportamento è perverso quando tende ad evitare una relazione intima e non lo è se invece serve a mantenerla. Ci puoi spiegare meglio? Sì, prendo un caso banale, ma insomma attuale. Il bondage, appunto la pratica sadomasochistica, che chiaramente viene considerata in realtà una perversione, una deviazione, però se la coppia ha in questa loro attività una relazione veramente intima e vanno veramente d'accordo nel essere schiavo e padrona, a quel punto non c'è più nulla di sporco, perché c'è la consensualità assoluta nei ruoli. Chiaramente ho portato questo esempio proprio perché nel sadomasochismo di solito non c'è neanche la penetrazione. E paradossalmente questa attività diventa molto intima. La perversione, secondo grandi maestri, diventa quando questa attività diventa esclusiva, ecco, esclusiva, nel senso che loro fanno semplicemente solo questo. Soltanto questo. A quel punto possiamo parlare di una perversione, quando è esclusiva. Però se questo rientra in un gioco dove arrivano varie attività, un gioco delle parti,
ben venga qualsiasi attività quindi anche che avvicina la coppia. Libertà dalla morale, quindi un'assenza di giudizio verso queste pratiche fa la differenza anche in queste spectatoring, pratiche. Ecco, scusa se ti interrompo. Spectatoring viene considerato il vedersi dall'alto, cioè quando si ha un'attività sessuale qualsiasi, il vedersi dall'alto abbassa incredibilmente la libido e fa in modo che qualsiasi emozione venga comunque una domanda, attenuata. Chi fa lo psicologo molto spesso parte da un voler conoscere se stesso. Funziona così sì, anche infatti. In questa sfera? Tu perché hai scelto, perché ti sei avvicinato a questo settore? Perché ho pensato durante il corso proprio di laurea in psicologia che mancava gran parte nel corso del molti esami o corsi dedicati alla sessualità, alla sessuologia, che è una parte talmente fondamentale dell'aspetto dell'essere umano, che in realtà l'ho fatto per crescita personale, proprio per essere uno psicologo più non più bravo, ma diciamo più consapevole, perché alcuni psicologi hanno addirittura paura a fare delle domande sulla sfera sessuale, cosa che secondo me non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esistere. Per chiudere, perché siamo in chiusura, vista anche le tante esperienze, grande musicista, grande sassofonista, ho visto. Grande, ma indagando sul tuo profilo ho notato che hai contribuito a creare una sorta di nuovo linguaggio che mixa espressioni italiane e inglesi assieme al latino e neologismi vari, chiamato lo splendido splendidone. Sì. Che cos'è? Una sorta di filosofia amicale o un vero e proprio stile di vita? Se puoi... lo splendido splendido. Lo splendido è una. È una modalità di comunicazione che cerca, diciamo, di ovviare all'italiano e comunque alle classiche espressioni, creando dei neologismi che molto spesso diventano delle parole molto più potenti e divertenti della parola sì. da cui derivava. E diciamo, è una specie di creatività lessicale, ma anche ideologica, perché dal lessico poi si passa all'idea, però questo è un aspetto più complesso e non mi aspettavo questa domanda, grazie, perché andrebbe sviscerato, meglio, e chiaramente parte da una molto particolare, molto da un linguaggio da grandi amici, nel senso che nacque tutto dalla comunicazione da grandi amici. Salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi lo psicologo sessuologo Fabrizio Galante, grazie per essere stato con noi, Fabrizio. Grazie a te, Virgilio. Anche per oggi è tutto. Spazio Scenico torna puntualmente con nuovi ospiti, come sempre, su Aracne TV.